Amici ed amiche dell'Alta Informazione, eccoci qui con un nuovo video. E dopo aver tolto le due grosse piante, sono iniziati da alcuni giorni i lavori per la sistemazione dell'area esterna a Piazza Matteotti. Un intervento da 420.000 euro che prevede la sistemazione dell'area con parcheggio meglio definiti rispetto all'anarchia esistente fino a pochi giorni fa. È un cambio della viabilità con la rotonda davanti all'ex ufficio postale che è spostata di qualche metro. Poi non sono ancora iniziati i lavori davanti al Bar Regina per realizzare un'area come quella che si trova davanti al monumento, in maniera da realizzare due aree, quindi speculari fra loro. Poi sarà la volta anche della prima parte di Corso Ferraris fino all'incrocio con Corso Moneta al semaforo, con le aiuole che saranno messe a raso per aumentare lo spazio pedonale con il mantenimento delle piante. Si rifarà anche l'attraversamento pedonale che sarà fatto in pietra, mentre sarà tolto lo stemma della città all'ingresso della stazione, che aveva suscitato alcune perplessità fra diversi cittadini. Prevista anche la posa, nella prima parte dove si sta lavorando, di alcuni pennoni che potranno così indicare mostre e altri eventi organizzati in città. Insomma, un centro città da rifare insieme al nuovo punto di informazione dentro la stazione. Peccato però che a pochi metri da questa bella situazione abbiamo dei locali che vengono usati per dormitorio abusivo e necessitano di un intervento perché sono dal punto di vista igienico-sanitario, come avete visto anche sulla pagina dell'Alta Informazione, a rischio. Rimane sempre il dubbio che questa amministrazione sia troppo dipendente dal centro, che abbia fatto interventi per abbellire la città, anche se si poteva forse fare meglio se avesse accettato i suggerimenti delle opposizioni. Ma poco e nulla è stato fatto per le periferie e per i quartieri. E voi, amici ed amiche, che cosa ne pensate? Interagite con questa pagina su Facebook, Instagram, Twitter e sul canale YouTube dell'Altra Informazione. Mettete i vostri like e fatemi conoscere la vostra opinione. Mi raccomando, per me è fondamentale. A domani con un altro video dell'Alta Informazione dove sentirete e vedrete quello che nessun altro ha il coraggio di dire. A domani e mi raccomando, non dimenticate di condividere questo video.